Bentrovati ancora, questa è la rubrica di 16 Live dedicata quest'oggi a CAF e patronato. Se avete questioni in sospeso, volete fare delle domande ai nostri esperti che tra poco collegheremo, sappiate che c'è il numero di telefono a vostra disposizione per parlare direttamente, 091 854 9171, oppure se vi viene più facile inviate un messaggio al 391 117 6872. Questo per quanto riguarda CAF e patronato. Sono arrivati naturalmente tanti WhatsApp nel corso della settimana, voi mandateli anche in qualsiasi giorno della settimana, perché avremo sempre questo collegamento con gli esperti della FENAPI in API, che ci potranno dare delle informazioni giuste e soprattutto utili, visto che noi proviamo sempre a fare servizio pubblico per i nostri amici siciliani che ci seguono. Andiamo intanto a salutare Vincenzo Prestigiacomo, che è consigliere nazionale della FENAPI in API. Ben trovato, eccoci qua, buongiorno. Bene. Allora, andiamo intanto a partiamo dal presupposto che ancora, come abbiamo sentito anche dalle tante testate giornalistiche, insomma c'è tanto sconforto a proposito del reddito di cittadinanza che è finito, fondamentalmente non per tutti, questo dobbiamo precisarlo. E con dei corsi di formazione al lavoro che ancora tecnicamente non sono partiti. Questo comporta naturalmente una perdita di tempo a proposito di lavoro, perché tante persone stanno aspettando, stanno attendendo che partano questi corsi di formazione al lavoro, non fosse altro perché in relazione a questo c'è anche un reddito di 350 euro, se non vado errato, Prestigiacomo. Sì, assolutamente. Ad oggi abbiamo la possibilità, cioè coloro che hanno avuto interrotto in questo periodo il reddito di cittadinanza perché sono considerati occupabili, cioè un'età compresa fra i 18 e i 59 anni e non hanno il nucleo familiare minori piuttosto che persone disabili, queste persone hanno avuto il reddito di cittadinanza interrotto e devono fare una procedura un po' particolare per poter essere riammessi ad un aiuto statale di 350 euro al mese cada uno, perché ricordiamo che per tutti coloro che sono fra virgolette occupabili, ma è propedeutico la frequentazione di un corso di formazione che qui in Sicilia proprio non sono assolutamente partiti, quindi non si fa altro che profilare le persone con tramite il portale IMSS. Una volta fatto questo, i passaggi sono un po' complessi perché c'è l'iscrizione presso il Sistema Informativo di Inclusione Sociale, che è il cosiddetto SISL, e questo è non è altro che l'inserimento curriculum vitae delle persone, quindi di questi richiedenti del supporto, appunto dell'aiuto statale, e dopodiché in teoria l'agenzia di lavoro deve trovarti il corso di formazione adeguato alle tue capacità lavorative. E qua. E qua abbiamo anche un altro ospite che andiamo a collegare, che è il dottor Domenico Cosentino, che è responsabile nazionale formazione e media relation della FENAPI. Buongiorno dottor Costantino, ben trovato. Buongiorno a lei, Cosentino e non Costantino, tutti Cosentino. Quanti mi danno del Costantino. Vabbè, la prima volta ci sta, insomma, che uno è con... ci sta, va bene. Ci sta. Allora, grazie intanto di essere con noi. È chiaro che, insomma, in una situazione del genere è obbligatorio avere anche una sua opinione a proposito di questi corsi di formazione al lavoro. Ma guardi, io come Direzione Nazionale del Patronato in API ho seguito un po' tutta quanta la casistica, la problematica, la confusione, perché mi preme dire che c'è in questo momento una grossa confusione gestionale di tutta la procedura.
E credo che, come dire, sì, ci sono in questo, mi permetto di fare una breve premessa, anche se il collega Prestigiacomo è già entrato nel merito della questione, però mi permetto di fare una breve premessa. Una premessa è che questa misura introdotta dal decreto 48 del maggio 2023, ma che si collega a quello che era la legge di bilancio, ha secondo me una serie di positività e una serie di ombre. Una prima positività, secondo me, è quella che si guarda finalmente alla persona e non più al nucleo familiare. Quindi si va a ragionare ad individuo, infatti il sostegno alla formazione al lavoro non è più legato al nucleo familiare, ma è legato al soggetto. E quindi rispetto a quello che era inserito all'interno del reddito di cittadinanza è una cosa interessante. La seconda cosa interessante è che questo contributo, questo interessante e pericoloso da un altro lato, questo contributo è legato, come diceva giustamente Prestigiacomo, ad un percorso di formazione. Se non fai il percorso di formazione o se non accetti una collocazione lavorativa, tu non percepisci i 350 euro. Può essere, è un elemento importante per far sì che va in quella logica di politica attiva del lavoro, ma è negativo perché? Perché c'è una piattaforma, la piattaforma SILS, che è gestita da IMS. C'era qualche problemino sulla connessione, adesso la ripristiniamo. Prestigiacomo, questi corsi di formazione intanto dall'INPS sono arrivate delle comunicazioni oppure no? Un attimo soltanto che adesso ci ricolleghiamo, vediamo intanto se la connessione su Prestigiacomo va bene. No, è uguale. Per essere accreditati... Non mi sentite? Adesso sì. Mi sentite? Sì, adesso sì. Ok. Dicevo che qua a Palermo gli enti di formazione, quelli con cui sono a diretto contatto, hanno fatto richieste di accreditamento presso la regione per portando i progetti dei propri corsi, sono stati approvati, ma si è fermata là. Non c'è più il proseguo, cioè non hanno più avuto notizie da parte dell'ente preposto per poter iniziare questi corsi di formazione, quindi hanno teoricamente il progetto approvato, ma praticamente non si può fare finché non ci sono gli ultimi passaggi, le ultime approvazioni da parte dell'ente preposto. Questo, sentiamo ancora Cosentino che stava concludendo l'argomento, prego. Sì, ci sono, mi sentite? Sì, benissimo. No, infatti dicevo che l'elemento, infatti mi riallaccio a quello che ha detto Vincenzo proprio adesso, l'elemento un po' negativo è proprio la gestione della piattaforma di incrocio tra domanda e offerta, questa famosa piattaforma SILS in cui tu devi andare a profilare il cittadino con le esperienze, le competenze, il curriculum vitae per poi fare questa sorta di incrocio. Ora, questa piattaforma è una bella idea, un bel progetto, ma deve essere riempita di contenuti. In Francia c'è una piattaforma similare, ma su questa piattaforma lavorano 5.000 dipendenti pubblici che la gestiscono, cosa che in Italia non esiste, cosa che in Italia al momento non c'è. Cosa è successo per gli enti di formazione? Sono stati presi a cascata solo gli enti che erano già inseriti in ANPAL e sono stati trasportati nella procedura SILS. Quindi a monte non c'è stato un momento di confronto con Ministero del Lavoro, INPS, enti di formazione, per far sì, come al solito, in Italia facciamo le leggi e poi l'operatività avviene man mano. Doveva essere fatta a monte questa operazione, cioè tutti gli enti formativi dovevano probabilmente accreditarsi, dovevano preventivamente andare a fare una serie di progetti. Questo è l'elemento negativo di tutta questa imbarcatura, perché non dimentichiamoci che il beneficio dei 350 euro viene erogato soltanto nel momento in cui parte il corso di formazione. Cioè io oggi, il 1 settembre, ex percettore di reddito di cittadinanza, faccio la domanda di supporto formazione al lavoro, ma non significa che prendo il contributo, devo partecipare a un corso di formazione. Se questo corso di formazione verrà avviato fra 6 mesi, io fra 6 mesi
incomincerò a percepire il contributo. Quindi questo è l'elemento negativo. Poi abbiamo questa sorta di obbligo di andare a scegliere le tre agenzie di collocamento, che spesso in alcune realtà non ci sono tre agenzie presenti e accreditate, quindi si crea anche questo ulteriore elemento negativo. Cioè, su due elementi positivi credo che ci sia proprio poi una sorta di elemento negativo, dovuto non all'impostazione, a mio giudizio, della norma, che nello spirito del normatore è valida e funzionante, ma nella reale attuazione. Siamo, a mio giudizio, nuovamente nelle stesse condizioni del reddito di cittadinanza. Quando il reddito di cittadinanza partì alcuni anni fa, venne dato incarico, compito ai centri dell'impiego per fare questa sorta di incrocio domanda-offerta, dimenticandosi però che i centri dell'impiego non erano pronti a fare questa cosa, i centri dell'impiego non erano nelle condizioni di poter gestire questa cosa. E oggi siamo nella stessa situazione, si è creata una bella struttura, perché in tempi non sospetti noi avevamo già evidenziato come struttura Tenapi, come dire, una sorta di idea, una sorta di contenitore avevamo proposto al ministero, perché non si crea un contenitore al cui interno vengono inseriti tutti i curriculum dei percettori di reddito di cittadinanza. Noi avevamo proposto una cosa in più: certifichiamo e blocchiamo questi curriculum in blockchain, in modo tale che nessuno li possa modificare, e poi si fa un incrocio domande offerte. Nei fatti questo oggi è stato fatto, ma manca, come dire, l'operatività della cosa, perché poi i 50.000 posti di lavoro che vengono sbandierati al momento non ci sono. Al momento non ci sono neanche questi 50.000 posti di lavoro, e soprattutto non è stata fatta una sorta di corretta informazione nelle aziende, perché l'elemento importante di tutta questa struttura, di tutte queste normative, è che bisogna coinvolgere non solo i percettori di reddito di cittadinanza, ma anche gli assuntori. Quindi bisogna fare una sorta di azione comunicativa anche nei confronti delle aziende, delle piccole e medie aziende, che si vadano a inserire, perché poi alla fine il rischio qual è? Che il cittadino, l'ex percettore di reddito di cittadinanza, pur di percepire i 350 euro, accetta un corso di formazione non legato alle sue specificità, alle sue competenze, accetta una mansione lavorativa. Mi sembra non di capire da queste sue dichiarazioni, Cosentino, mi sembra di capire che è tutto un caos. Io stavo chiedendo prima a Prestigiacomo se ci sono delle informazioni, degli ulteriori sviluppi da parte dell'INPS o di chi per competenza dovrebbe far partire questi corsi, perché voi siete già pronti fondamentalmente, o per grandi linee siete pronti, perché avete già un'organizzazione consolidata, eccetera, non siete certamente gli uffici di collocamento. Ci sono informazioni ultime? Allora, guarda Roberto, per quanto riguarda le ultime informazioni, è stato Domenico presente giorno 15, se non ricordo male, Domenico rettificami la data, dove c'è stato un incontro IMSS con tutti i patronati d'Italia, quindi i responsabili, i referenti dei patronati, dei vari patronati, di tutte le sigle sindacali e di patronato, e di là, per quello che ho capito, e Domenico ci potrà spiegare meglio cosa è successo in quella data, ma non si è arrivata a nessuna conclusione positiva, quindi si è rimasti come giorno 14, fra virgolette, se non... Sì, se Domenico mi dà un supporto in questo. Sì, noi abbiamo fatto, allora, a livello nazionale con l'INPS, diciamo, sta gestendo questa operazione, però la parte INPS al momento, o meglio la chiarezza, è solo nella prima parte del progetto, perché il progetto si divide in due procedure: la richiesta, la semplice domanda di supporto formazione lavoro, che quella è semplice, e l'INPS su quella non ha difficoltà, ha gestito, ha creato il suo portale e va. Le difficoltà sono poi all'interno della piattaforma SILS, nel momento in cui si va a codificare
tutto il curriculum della persona. Oggi, ad esempio, per dire, il curriculum non può essere visto dalle agenzie del lavoro, quindi lo può vedere soltanto il cittadino, lo può vedere il patronato, e già questo è una limitazione. Ci sono problemi ancora di accredito in ANPAL, come diceva Vincenzo, delle varie agenzie formative, delle varie agenzie per il lavoro sparse sul territorio, quindi questa serie di problematiche strutturali creano difficoltà nella gestione e creano l'allungo dei tempi, perché se e non dimentichiamoci un'altra cosa, che in materia di supporto al lavoro quindi la legge è demandata alla regione, e quindi la gestione viene posta in capo ad ogni singola regione. Ciò significa che, non essendoci una norma di riferimento nazionale, spesso ogni regione si fa la sua legge, la sua impostazione, la sua interpretazione con allungo di tempi, e quindi questo è l'elemento negativo, una confusione, diciamo, proprio strutturale, perché ancora oggi noi operatori di patronato possiamo operare, come giustamente diceva lei, ma siamo anche noi una sorta di confusione gestionale, perché fondamentalmente nel limbo, esatto, abbiamo capito. Siccome ci rivolgiamo ai tanti telespettatori in Sicilia e che direttamente sono coinvolti, perché tra addetti ai lavori è chiaro che le informazioni poi alla fine passano quando ci sono, e allora io chiedo alla regia se c'è anche qualche messaggio WhatsApp relativo proprio a questi corsi di formazione, magari qualcuno del reddito di cittadinanza che chiede, vediamo, perché così sfruttiamo, mi permetta il termine, della presenza anche del dottor Cosentino, oltre che quella del dottor Prestigiacomo, che come sempre insomma ci aiuta a capirne e a saperne un po' di più. Vediamo se c'è qualche WhatsApp, ecco, mandatemelo intanto. Dobbiamo rispondere chiaramente anche ai telespettatori che ci stanno seguendo. Buongiorno, per chi percepisce il reddito di cittadinanza e nasce un figlio, bisogna fare il reddito di RDC com au per prendere gli arretrati degli assegni, o basta aggiornare solo l'ISEE? Ovviamente parliamo di un figlio di genitori sposati. Prestigiacomo. Il primo passaggio è sicuramente l'aggiornamento dell'ISEE. Consideriamo che l'aggiornamento dell'ISEE va fatto nel momento in cui c'è il riconoscimento anche da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché ogni tanto, ci è capitato anche a noi, le persone vengono qui con semplicemente un certificato di nascita: è nato mio figlio, mi aggiorni l'ISEE. No, non funziona così, bisogna ovviamente fare tutti i passaggi, quindi anche avere il riconoscimento del codice fiscale da parte dell'Agenzia di Entrate, e dopodiché aggiornare l'ISEE. Per quanto riguarda l'RDC com AU, viene aggiornato sì il reddito di cittadinanza automaticamente con l'ISEE, ma per l'RDC com AU, quindi per l'assegno unico, deve essere aggiornato anche questo e inserito anche nella richiesta dell'assegno unico collegato al reddito di cittadinanza. Ah, quindi erano giuste le sigle, perché a me sembrava un aggettivo romanesco della serie il reddito di cittadinanza, o ma a che punto siamo? Ma quella è con la O, però. Giusto per la precisione. Sì, è chiaro che comunque io rifarei un percorso, perché tanti ci scrivono anche qual è la situazione, perché diciamocelo pure, Cosentino, insomma, la comunicazione non è che sta funzionando benissimo, cioè c'è poca, a parte noi che siamo costanti ormai da 4 anni sulle questioni di CAF e patronato, insomma, non è che sentiamo molti aggiornamenti sulla situazione, soprattutto in questo periodo, che è un periodo molto delicato per chi ha perso il reddito di cittadinanza. Ma guardi, io credo che in questo momento, più che un'informazione pratica reale, si sta facendo la solita guerra di campanile o guerra politica, favori sì, sono a favore, sono contrario, adducendo le motivazioni più ampie. Il punto non è Secondo colore politico, anche aggiungiamo. Quindi scompriamo il campo dall'essere, come dire, essere contenti, essere scontenti della norma, ma credo che sia necessario fare appunto una buona informazione alla persona, e questo lo dovrebbero fare
non solo la vostra emittente, che io, come dire, il plagio alla vostra presenza, che siete presenti sempre come con informazione chiara. Io vi seguo spesso le dirette dell'amico Prestigiano, e quindi fate un servizio di qualità e di informazione ai cittadini, ma dovrebbe essere fatto anche a livello nazionale. Se lei vede sulle reti nazionali, non è che c'è stata una informazione su come gestire, come operare, no, si sono creati i vari talk show al cui le chiedo una cosa per migliorare il servizio, no? Perché sì, noi pensiamo sempre di migliorarlo il nostro servizio. Io le chiedo una cosa, ma chi sì, sono gli intermediari che ci possono dare queste informazioni? Perché personalmente non l'ho capito, magari qualcuno l'avrà capito, ma io no. Cioè, chi è che deve dirci come devono funzionare i corsi di formazione nel dettaglio? Chi sono i preposti? Che noi magari li chiamiamo, perché magari i poverini, loro non sanno dove fare queste dichiarazioni, allora ci siamo noi e quindi li chiamiamo e gli diciamo: vuole spiegare a quelli che hanno perso il reddito di cittadinanza come, oltre a fare l'iscrizione, come funzioneranno questi corsi? Chi sono, secondo lei, i nostri interlocutori? Ma allora, dal punto di vista procedurale, questo lo possiamo spiegare benissimo io e Vincenzo sulla pratica. Se poi vuole entrare nel merito proprio della formazione, l'ente deputato è l'ANPAL, quindi bisognerebbe quantomeno coinvolgere un funzionario, un dirigente dell'ANPAL, per far sì che porti delle informazioni. Il problema è che non lo porterà in trasmissione, perché questo fantomatico dirigente ad oggi non ha le idee chiare di come funzionerà. ANPAL. No, noi adesso proveremo a contattare l'ANPAL. Che vuol dire ANPAL? Cioè, tanto per, scusi l'ignoranza. Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro. Dovrebbe essere questo più o meno l'acronimo. Politiche del lavoro. Vabbè, politiche del lavoro, insomma, e quando ci metti dentro politiche, hai capito, insomma, che già, vabbè, tutto meno che per le persone normali, comuni come me, insomma, che non capiscono niente di nulla. Allora, guarda, io le propongo di più. Io avevo proposto tempo fa, a inizio del reddito di cittadinanza, al senatore Nannicini, che era uno dei fautori del reddito di cittadinanza, dell'importanza del reddito di cittadinanza, e in una trasmissione gli dissi al senatore Nannicini: ma guarda che la gestione è in carico ai centri per l'impiego, i quali centri per l'impiego non funzionano. Ma non è vero, sosteneva lui, e io gli lanciai una sfida: giriamo un po' i centri dell'impiego da Roma in giù e vediamo com'è la situazione. Ora, se lei riesce a portare in trasmissione un funzionario dirigente dell'ANPAL, io le do la mia disponibilità a confrontarmi anche con questo. Allora, noi ci proviamo, perché tanto, insomma, voglio dire, provare non costa nulla. Poi, se deve essere un servizio per i telespettatori che stanno soffrendo, perché qualcuno dimentica anche che alcune famiglie che avevano il reddito di cittadinanza l'hanno perso. Poi, voglio dire, se lavoravano o non lavoravano, comunque famiglie disagiate che oggi non vanno più a fare la spesa. Cioè, è quello il punto, eh? Io non è che sto parlando di quelli che magari hanno una sopravvivenza che si può portare avanti, cioè di famiglie che veramente sono entrate in povertà. Adesso anche notizie di cui, cioè, settori come gli avvocati o altri settori che entrano nella fascia di povertà. Insomma, e questa è dichiarazione della Caritas, non è che lo stiamo dicendo noi, sono dichiarazioni della Caritas. Il punto è proprio questo, mi permetto. Cioè, che era già il punto del reddito di cittadinanza. In Italia dobbiamo capire innanzitutto chi è il povero, chi è colui che non riesce a raggiungere. È il furbetto? No. Ci sono delle situazioni oggettivamente disagiate, verso quelle situazioni dobbiamo interessare e focalizzare la nostra attenzione e i nostri interventi. Io personalmente ne ho sentite di testimonianze di gente che piange perché non ha più quelle 700 euro al mese che gli permettevano di pagare l'affitto di casa, la luce, qualche altra bolletta, insomma qualche cosa, e fare anche la spesa. Chiaramente. Adesso non parliamo dei prezzi degli alimentari, perché, cioè, veramente è diventata una cosa sconfortante. Vediamo se ci abbiamo un altro. Purtroppo, ci dispiace per i telespettatori che ci hanno inviato tantissimi messaggi, magari nella prossima trasmissione
daremo più spazio, ma oggi abbiamo il piacere di avere il dottor Cosentino, quindi stiamo dedicando più attenzione all'informazione in senso generale. Vediamo questo post intanto. Regia, ce l'abbiamo, eccolo qua. Salve, sono Carla, io non prendo il reddito di cittadinanza perché supero ISEE di 2.000 euro di risparmi che avevo nel 2021, i soldi sono in inferiore da gennaio, dal 2022, ora sono incinta di 7 mesi, non ho una casa mia e non ho un lavoro e sono senza marito, ho una residenza dove vivo, dove vivo da sola, posso fare qualche domanda? Certo, se ce la fa, domanda nel senso, no, può presentare qualche domanda. Qualche istanza, vabbè, è chiaro. Allora, Presti Giacomo. Ma sì, allora, considerando che è incinta di 7 mesi, ovviamente deve aspettare la nascita del bambino per richiedere anche l'assegno unico, anche retroattivo, perché ricordiamo che per i nuovi nati è retroattivo. Il fatto che l'ISEE fosse superiore nel 2021 e poi nel 2022 sia un abbattimento, questo ha la possibilità la signora di fare l'ISEE corrente, dove ci deve essere un abbattimento appunto dei risparmi, quello che lei chiama risparmi non sono altro che i beni immobiliari che ha nei conti correnti, piuttosto che assicurazioni o comunque presso, diciamo, sono beni liquidi. Quindi siano beni mobili, se sia un abbattimento rispetto al 2021 non deve fare altro che l'ISEE corrente, in maniera tale che poi potrà chiedere anche reddito di cittadinanza, perché nel suo nucleo familiare fra qualche mese ci sarà anche un minore e quindi non rientra poi nella casistica dell'interruzione del reddito di cittadinanza perché è occupabile. Sottolineo il fatto che da gennaio non ci sarà più reddito di cittadinanza, ci sarà reddito di inclusione, che bene o male cambia il nome, ma diciamo in linee generali dovrebbe essere molto simile alla reddito di cittadinanza. Bene, allora abbiamo poco meno di 2 minuti. Dottor Cosentino, cosa ci dobbiamo aspettare e che cosa ci dobbiamo augurare nell'immediato? Ma io sono in questo momento, credo di essere, di vederla, di vedere il bicchiere mezzo pieno, e quindi questa nuova formula che guarda, come dire, la formazione e l'occupabilità, se viene effettivamente riempita di contenuti, può dare una mano a chi effettivamente ha bisogno, perché si vanno a eliminare anche una serie di situazioni anomale e si va a tagliare un po' la testa a quei furbetti che percepivano l'RDC senza averne diritto. Il punto è: il governo riuscirà a riempire di contenuti la piattaforma SILS? Io ci spero. Bene, dottor Presti Giacomo, anche a lei la stessa domanda, insomma, lei che è sempre lì con l'INPS, addirittura, insomma, ormai è un tutt'uno con l'INPS, lei. Facciamo, qua, ormai ci sono speranze anche per altri settori, dico, le pensioni aumentano, sì? Sì, ogni anno aumentano con la perequazione famosissima che tu ormai conosci ormai bene, vero? Ormai memoria, sì. Ma adesso la Meloni diceva che, insomma, ci potrebbero essere, oltre la perequazione, ci potrebbero essere degli altri aumenti per le minime. Lei le risulta questa cosa? Ma no. Quindi non c'è. Vabbè, nessuno. Possiamo parlare oggi piove, se non sbaglio, quindi oggi piove, sì, domani ci sarà il sole, quindi vabbè, forse. Va bene, grazie al dottor Domenico Cosentino per averci dato questo suo contributo. Speriamo di rivederlo magari in altre puntate per approfondire quando partiranno questi benedetti corsi per la formazione lavoro, e grazie come sempre al dottor Vincenzo Presti Giacomo, che c'è sempre utilissimo. C'era un PDF, mi avete mandato un PDF, lo devo mandare Presti Giacomo oppure no? Ma è quello che mi aveva condiviso Domenico, era, diciamo, come funzionava un po' la piattaforma, l'imbarcatura della piattaforma, niente di che. Vabbè, sì, allora facciamo che ormai non abbiamo più tempo, quindi ce la facciamo comunque per la prossima. Quindi ringraziamo il dottor Cosentino per averci inviato anche questa cosa, e poi vedremo nel dettaglio. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie Presti Giacomo. Appuntamento alla prossima settimana. Nel frattempo, ai nostri amici telespettatori, io ricordo che il 391-117-6872 è un numero di telefono a vostra disposizione per inviare messaggi, domande per i nostri esperti, non soltanto per Caffè Patronato, ma per tutte le rubriche.
che permettono ai nostri telespettatori di interagire. Da Roberto Oddo, grazie per la cortese attenzione. In regia sono stati Matteo Volpe, Mirko Valenti. Appuntamento alla prossima di 16 Live. Buona continuazione. Io non